prodotti e di quello che ho preso io. È arrivato da Sephora, nei negozi è disponibile da sabato e io ci sono andata a fare un giretto per vedere questi prodotti e per vedere se qualcosa poteva attirarmi all'acquisto. Allora, prima di tutto, vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso la palettina per il contouring. Questa è la scatola, dentro c'è, vedete qui continua con le stelline, dentro c'è un foglietto di istruzioni su come utilizzare il contouring e vi faccio vedere la palettina che è questa qui. Questa qui è la palettina del contouring. Io dal sito della Sephora non ero molto decisa a prenderlo perché vedevo questa terra molto scura e avevo paura di non utilizzarla. Poi vedendola qui dal vivo, vedete, rispetto alla foto del sito di Sephora, già qui la vedo più chiara e per cui l'ho presa. L'ho utilizzata, sapete che io sto leggera con il trucco, per cui vedete, questo è un po' di effetto di questa terra e dei suoi illuminanti, perché di questa palettina gli illuminanti sono questi sopra e sono sempre nell'effetto opaco ma illuminante. Per cui comunque se andate a darci un'occhiata e la sgocciate, vedete se potrebbe piacervi oppure no. Poi un'altra cosa che ho preso è la palettina questa. Questa è la confezione. Anche qui dentro c'è questo fogliettino con delle istruzioni e la palettina è questa qui, che adesso chiudo la scatola e poi ve la faccio vedere. Ed eccola qui la palettina. Questa è la palettina vera e propria. Questi sono i colori, sono tutti colori sull'opaco. Io avendo già la palettina dell'Urban Decay, quella opaca, questi qui ero un po' indecisa se prenderli o meno, però poi ho pensato che mettendo un primer di quelli Shimmer e utilizzando questi colori opachi dà un effetto diverso al trucco. Io l'ho utilizzata questa mattina su questo trucco. Ho utilizzato il primer della Too Faced, per cui non è molto brillantinoso, ma comunque come colori opachi li vedo un po' diversi rispetto a quelli dell'Urban Decay. Comunque anche qui, se volete, dateci un'occhiata, sgocciateli così vi rendete conto del tipo di texture che hanno questi ombretti. Poi ho preso il tattoo, questo qui l'ho preso marrone perché il nero non è che mi faccia molto impazzire. Questa è la confezione e questo è il tattoo vero e proprio. Questo è il suo pennellino e anche questo vi faccio vedere come l'ho utilizzato io per la prima volta e questo è come l'ho utilizzato io questa mattina. Molto leggera, soft. Poi un'altra cosa che ho preso è il rossetto che mi vedete addosso, che è questo qui. Aspettate, forse ecco, così le inquadra meglio. Questa è la sua confezione. E questo qui è il pack del rossetto vero e proprio. Si apre così. Questo qui è la quantità di rossetto, poi vedete che c'è il logo di Kat Von D stampato sul rossetto. Ed io questo rossetto ci ho messo sotto questa matita di Make Up For Ever che è la numero 8C. Ci ho messo questa matita, eccola qui, ci ho messo questa matita e poi sopra questo tipo di rossetto che se riesco. Questo è il rossetto che ho messo questa mattina per provare anche questo. Poi, per il contouring di pennelli ce ne ho, però ho voluto provare un suo pennello ed è super super soffice. Questo
Questa è la confezione ed è il pennello per il, da utilizzare con la palettina del contouring. Questa è dove viene dove è messo dentro la confezione. Questo è il pennello da contouring. C'ha una parte obliqua e questo invece è così. Questa sarebbe più adatta per sfumare meglio le polveri e questo è per fare. Io questa mattina l'ho utilizzato qui per le terre e questo qui invece l'ho utilizzato qui sopra per gli illuminanti. Comunque è super super morbido. Allora, questi sono i miei acquisti che ho fatto di questo marchio. Ho provato anche il fondotinta e il correttore, ma su di me non mi era piaciuto. Oltre, a parte la tonalità che non mi piaceva, cioè è un marchio nuovo, ci sono varie tonalità ed era un po', lo vedevo troppo chiaro, insomma le tonalità non mi sono molto piaciute. Ma ho trovato anche un altro difetto, visto che non c'era molta gente, la commessa me l'ha anche messo. Così ha detto, così vedi l'effetto che fa questo fondotinta, ma io dopo quasi neanche mezz'ora, tre quarti d'ora, me lo sono trovato qui nelle pieghe e anche il correttore mi è andato qui nelle pieghe. Per cui, sì, insomma, il correttore, il fondotinta non penso proprio di prenderlo perché non è adatto al mio tipo di pelle e sì, non è adatto. Per cui questo è quello che ho preso io da Kat Von D. Vi ringrazio se avete guardato anche questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!